questo che ci accingiamo a vivere è il quarto momento di meditazione sul Vangelo di Giovanni. I primi due incontri sono stati effettuati in Sardegna, sul Prologo, e ieri a Firenze è toccato tenere una meditazione, a dire il vero, molto avvincente anche per me che la tenevo, sulle nozze di Cana. Qui a Roma è toccato meditare con voi, romani, il capitolo 3 di Giovanni, ai versetti 1-21. Io adesso leggerò il brano e poi, come ormai avete visto nelle meditazioni che offro, farò un commento teologico, però anche spirituale, per vedere di attualizzare, ecco, per la nostra vita questa parola. Ma vorrei cominciare raccomandando a tutti voi, ho detto poc'anzi a una figlia spirituale, raccomandando a tutti voi però che vi innamoriate dei Vangeli, riprendeteli in mano personalmente, riprendiamo in mano la parola di Dio. Qui a Roma c'è la Basilica di Santa Cecilia, io potrei diventare un operatore turistico ormai, ci ho studiato, ci ho vissuto, quindi conosco bene Roma. A Trastevere c'è la Basilica di Santa Cecilia, martire romana sui 20 anni, che fu riconosciuta come cristiana perché teneva sul seno il Vangelo. Ecco, il Vangelo. Riscopriamo personalmente la parola di Dio, perché quella non è una parola che inganna. Adesso in giro per l'Italia si vedono i comizi politici, perché ci sono le elezioni. In uno degli alberghi dove sono stati c'era un comizio politico di un esponente politico, non dirò chi naturalmente, ma uno di serie C, perché l'albergo vuol dire. Ma Gesù non ci inganna, Gesù ci dà la sua parola che ci può far stare tranquilli, possiamo stare sicuri che Gesù non ci inganna. Allora leggiamo il brano. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, vedo che qualcuno in fondo fa segno che non sente bene, pazienza, terrò il microfono in mano. Gli disse Nicodemo, va meglio così forse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza.
Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Questo è il brano che dobbiamo meditare, poveri noi, verrebbe da dire. E vorrei qui usare la metafora che era tanto cara a un padre della Chiesa che si chiama Origene, un padre della Chiesa alessandrina del III secolo, che dovendo commentare questo brano diceva agli ascoltatori, come io adesso dico a voi: oh miei cari, diceva lui, io devo commentarvi adesso questo brano, devo fare un po' di riflessione su questo brano. E dice così: io sono un povero naufrago su una zattera in mare aperto. È di una profondità questo brano. E guardate, dopo il prologo e dopo le nozze di Cana, adesso ha inizio una serie di, si chiamano dialoghi personali di Gesù. E questo è sconvolgente nel Vangelo, c'è solo nel Vangelo di Giovanni così. Direi che è persino commovente. Troviamo il dialogo con Nicodemo. Ma a Napoli, a Dio piacendo, la settimana che entra, venerdì prossimo, ci sarà il brano della Samaritana. Gesù che dialoga con la Samaritana. Ci sono, eccetera, altri dialoghi. Bello pensare che Gesù non è venuto per fare la pop star, per cercare i numeri, ma invece desiderava incontrare ognuno personalmente. Entriamo allora nella profondità di questo brano e subito vorrei dirvi una cosa. Avrete notato che c'è un sottile humor in questo, diciamo, dialogo di Gesù con Nicodemo, perché, come noi vedremo, questo tale va lì per interrogare Gesù, che è un dottore della legge, è un capo, è un personaggio prestigioso, Nicodemo, e pone delle domande e si aspetta delle risposte che non arrivano in realtà. Avete notato? Anzi, Gesù lo spiazza. Vediamo subito l'inizio. Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno può fare questi miracoli, perché Gesù nel frattempo stava cominciando a fare miracoli. Ieri abbiamo meditato sulle nozze di Cana, immaginate come sarà passata la notizia, no? Verso gli ubriaconi, poi. Nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Allora Nicodemo si aspetta che Gesù gli dica sì, Nicodemo, proprio così, guarda che sono il Messia, guarda, te lo confido, prendiamoci insieme un cocktail, ma così ti dico la verità, sono il Messia. E invece Gesù lo spiazza, notate, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Scusate, ad una lettura immediata, ditemi voi, ma cosa c'entra? Non c'entra niente di lì. È uno spiazzare completo. Ma ancora, per farvi vedere che c'è questo sottile registro ironico, Nicodemo dice, un momento, ma forse mi sono sbagliato. Forse i miei colleghi hanno ragione, forse questo qui è un po' matto. E allora mi rincalzo, come? Scusa, ma cosa dici Gesù? Come può uno rinascere nuovamente? Forse ritorna nel grembo della madre? E Gesù non gli è che gli spiega ulteriormente, lo provoca di nuovo.
se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. E poi fa la, come vedremo, l'immagine del vento che soffia, quelle cose lì, poi riprendetelo personalmente il brano. E ancora Nicodemo, sempre più sconvolto: ma scusami Gesù, ma che, ma come può accadere questo, che uno rinasce una seconda volta? Uno nasce da che mondo e mondo una sola volta. Che cosa intendi dire? Gli risponde Gesù: ma tu sei maestro. Vedete come lo provoca? Ma tu sei maestro in Israele, non sai forse queste cose? E di nuovo di rincalzo Gesù inizia un monologo dove porta in sintesi le cose che oggi tutti noi dobbiamo mettere come sigillo nel nostro cuore. Io ve le anticipo prima di commentare, così le mettete presenti. Sono almeno tre, va bene? Se a casa avete, come fate in Sardegna, avete i muri, scrivete sui muri. Primo messaggio di questo brano in cui c'è il dialogo di Gesù con Nicodemo: attenti bene, la salvezza non la devi cercare. La salvezza non la devi conquistare. La salvezza della tua vita non è in mano a te. La salvezza non dipende da te. La salvezza è un dono di Dio. Noi siamo, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, salvati per grazia. Nessuno di noi, per essere salvo, deve raggiungere uno standard. Certo, quello sì, lo so, perché qualcuno starà pensando: ma che dovete, è diventato luterano? Perché i luterani insistono molto sul primato della grazia, no? Ed escludono però le opere. Non sto dicendo che noi non dobbiamo impegnarci nelle opere, che dobbiamo fare, come ora vedremo, un cammino ascetico di rinuncia al mondo, di combattimento contro il peccato della carne, per essere casti, rispettosi della nostra corporeità. Questo dobbiamo farlo, e tuttavia abbiamo bisogno prima di tutto di Dio che è venuto a salvarci. Questa è la prima cosa importante che il dialogo con Nicodemo ci dice: siamo salvi per grazia. Se Dio avesse dovuto aspettare la nostra risposta, allora ditemi, ma con tutta sincerità diciamocelo, chi c'era ai piedi della croce? Chi c'era ai piedi della croce? Proprio nel momento in cui Gesù ci stava salvando, ognuno era per la propria strada. Allora, teniamolo presente, noi siamo salvati, non dobbiamo salvarci. In realtà, quando si dice salvati d'anima, significa accogli in te la salvezza di Dio. Cambia tutto. Secondo messaggio di questo dialogo di Gesù con Nicodemo: il primo è: Dio ti salva. Secondo messaggio: Dio non ti condanna. Cioè, se Dio dovesse stabilire di salvarci sulla base soltanto dei nostri meriti, saremmo tutti fritti. E questo è importante pensarlo. Dobbiamo cambiare la prospettiva. Quando io, parlando del prologo, ho detto che il prologo è la necessità di una opzione cristocentrica, di partire da Cristo, von Balthasar, l'ho detto, lo ripeto, quando Ratzinger diventarono amici, cosa fecero? Così fecero. Von Balthasar tirò Ratzinger da Karl Rahner e dai progressisti, dai modernisti, e lo ha portato nella giusta veste. Però di contro Ratzinger poi ha detto a von Balthasar:
quando c'è stato il concilio, no? Ha visto che suo Baltasar non era molto, molto entusiasta del concilio Vaticano II. Allora gli ha detto, guarda, qualcosa dilla. E lui ha detto così, per suo Baltasar ha scritto il concilio Vaticano II. Devo scrivere, gli ha detto all'amico Orazio. Sì, beh, scrivi, allora beh, scrivo. Il concilio è opera da dilettanti. E ha spiegato perché. Non si parla di Gesù Cristo come fatto primario. Questa non è più una chiesa. Aveva ragione. Guardate oggi. Gesù nella falsa chiesa è diventato come Maometto, come Confucio, come Buddha. Ma noi proselitismo, È qualcosa che non si può sentire detto da uno che è vestito di bianco. L'intero mondo cattolico dovrebbe insorgere. Capito? Dice suo Baltasar, abbiamo dimenticato il cosiddetto principio alfa. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, cioè abbiamo dimenticato Gesù Cristo. Siamo tutti dimentichi di Gesù Cristo, perché lui, Gesù Cristo, è venuto sulla terra per salvarci. Dio ti salva, Yoshua in ebraico, Gesù vuol dire Dio ti salva, e per trasformare il castigo in salvezza, perché noi eravamo, dice San Paolo, meritevoli di ira, dovevamo essere condannati a causa della nostra disobbedienza. Dio pronuncia una sentenza e la affibbia tutta al figlio. Capito? Tu sei un assassino, tu sei un ladro, tu sei un disonesto, un delinquente. Io sono il pubblico ministero e finalmente viene pronunciata la sentenza. Te, assassino, 50 anni di detenzione. Te, ladro, 20 anni di detenzione. Cioè, mentre il pubblico ministero, insomma, la corte pronuncia la sentenza, uno dice, scusate, non si può interrompere, scusate, ma che vuole quello di... Scusa, posso dire una cosa? Sì, prego. No, niente, volevo dire che riprendo tutto io. La corte si guarda e dicono, ma questo chi è? Come si chiama? Gesù di Nazareth, mi chiamo. Mamma mia, figlio di caro. Ma chiedo, provate a vedere se ha precedenti penali questo qui. Quelli cercano la scheda, no, è come si dice con incensurato, detto di Gesù. Incensurato, che vuole questo? Si guarda, ma questo che cos'è matto? No, io Gesù sono qui, sono venuto perché lei è un'assassina e mi faccio dei 50 anni di carcere. E lui 20 anni, me li prendo io, quell'altro. 30, me li prendo io, 50 più 20 più 30, ma guarda che devi stare in carcere 80 anni. Vabbè. E non sono liberi però? Certo, se la pena te la prendi tu, loro vengono riscattati. Questo è fatto il Signore con noi. Mettiamocelo in testa. Questo. Porto un altro esempio che spero non sconvolga nessuno. C'è qui dentro una situazione di emergenza, perché prende fuoco il salone. Stiamo quasi tutti morendo soffocati. Passa un padre anziano col bastone insieme al figlio, bello, giovane, attraente, in forze, in grande salute. Passano e vedono che noi, quanti siamo, 400 erotti, stiamo tutti bevendo. E allora il padre si ferma e dice a suo figlio, Gesù, vai a prendere il dentro, come si chiama quella roba? Estintore. Però guarda che facendolo, loro si salveranno. E tu vedrai. Gesù parla. Padre, io e loro tutti salvi. E il padre
fiamme e spara l'acqua. E così te ti sei salvato e vai a correre fuori. Poi te, poi te, poi te. Uno per volta. 400 milioni. Cosa sto dicendo? Non è ricalcolabile. Ma poi lui, alla fine, viene avvolto dalle fiamme. E il padre, che è fuori, ha cominciato nel frattempo ad abbracciare ognuno di noi, dicendoci: sei salvo. Ora sei salvo. E hanno chiesto nel frattempo quelli che uscivano: sì, buon uomo, serve il padre, ma tuo figlio ancora lì? Sì, lo so. Abbiamo preso un comune accordo. Lui si è sacrificato per tutti voi. Questo dice il dialogo con Nicodemo. E questo versetto dovremmo impararlo a memoria nei momenti di crisi, perché Satana fa di tutto per lavorare nella nostra mente. Ditemi se non ne fate esperienza. Lo vivo anch'io e non capiate tutti. C'è sempre sospetto su Dio. Appena ci accade una cosa che non capiamo, appena succede un avvenimento che non riusciamo a rincasellare nei nostri schemi mentali, subito in noi lavora il sospetto. È la verità. E il versetto 16 di questo brano: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ci sono due verbi in questo versetto che allora fanno una sintesi di questo dialogo straordinario con Nicodemo. Dio ha tanto amato, il verbo greco è agapao, significa amare senza volere nulla in cambio, solo per amare e basta. Da dare il suo figlio, cioè il segno che Dio ci ama è il figlio che ci viene donato, il figlio unigenito. Vi ricordate che nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi, al capitolo 22, si legge che Dio manda ad Abramo di sacrificargli il figlio Isacco. Abramo, rispose: eccomi, riprese. Guardate quanto è sottile il brano. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che tu ami, e sacrificalo sul monte. E Abramo sale il monte ed è predisposto, anzi già è Abramo in realtà, è predisposto a sacrificare il figlio. Ma mentre sta per ucciderlo, l'angelo mandato gli dice: fermati, Dio ti ha messo alla prova e ha visto la tua fede. Ma già i padri della Chiesa dicevano che quella era un'immagine prefigurativa di Dio Padre che sacrifica suo figlio per tutti noi. E lì non lo ha risparmiato. Lo dice San Paolo nella lettera ai Romani: il figlio non è stato risparmiato. Ed ecco allora i tre passaggi. Dio ti salva, Dio non ti condanna, ma il terzo, il più importante, avrete capito qual è? Dio ti ama. Guardate, miei cari, tutti i nostri sforzi sono volti al bisogno di sentirci amati. Tutti i nostri traumi, tutti i nostri travagli, anche i disturbi di Satana, malattie ereditarie, albero genealogico, tale ereditarie, schizofrenie, bipolarismi, sbalzi d'umore, disagi interiori, tedio della vita, depressione. La matrice di tutte queste cose è il non esserci sentiti amati. Chi è amato è al sicuro. Ci è mancato l'amore. Tutti siamo mendicanti d'amore, ma poi crescendo capiamo che è una giungla, e allora impariamo a sopravvivere in qualche maniera. Ma è questo il messaggio: Dio ti ama. Sempre io, quando ero in seminario,
Trovavo molto bella quella preghiera di Monsignor De Bruyne, ve la ricordate? Amami come sei. Io mi ricordo che quella preghiera arrivò per me nel momento giusto, perché io leggevo le vite dei santi, leggevo di Padre Pio e la mattina mi guardavo le mani per essere arrivato alle spine. Leggevo San Giuseppe da copertino e mentre mi preghiero ogni tanto aprivo gli occhi per vedere se mi ero alzato da terra. Capito? Leggevo di San Francesco Saverio e andavo dal rettore a dire forse Monsignore io vorrei andare in Asia a predicare il Vangelo. E lui mi diceva sempre vai a studiare Italia. Ma a un certo punto mi ero tormentato perché io capivo che non potevo essere di volte in volta né Padre Pio né San Francesco Saverio, né, e mi tormentavo perché pensavo, perché, avete bene, per avere l'amore di Gesù, capite? Quanto è importante che ognuno di noi abbia l'amore di Gesù, è il tesoro più grande, è il dono più importante, è in assoluto, figlioli cari, la cosa più importante su cui investire tutto, avere e sentire in noi l'amore di Gesù, perché allora guarisci, perché allora sei libero, ti senti redento, ti senti salvato. E allora io ero tormentato perché dicevo, ma come posso conquistare Dio? Perché voglio essere un pezzettino Padre Pio, un pezzettino quello, un pezzettino quell'altro, che non mi riusciva di conquistarlo. E la Madonna, dov'è quella lì, che sempre mi ha guidato, ha provveduto lei. Spesso il cielo ci parla non attraverso le grandi cose, ma Dio è discreto. Starei per dire, se non venissi equivocato, che in certi passaggi Dio sembra persino come molte persone, non è un caso che lo si sia in molti, perché viene da Dio questo, la timidezza. Dio a volte sembra un po' timido con noi, con alcuni è, con la maggior parte è timido. Per cui ti risponde attraverso cose lì per lì, apparentemente banali. Mi ricordo, andare in chiesa, non ce la facevo più, sono quei tormenti interiori da cui dobbiamo passare, no? I santi ci sono passati, ci dobbiamo passare anche noi, gli scrupoli, no? Se leggete Santa Teresa di Gesù, io veramente ero tormentato perché dicevo, ma allora io se non riesco ad essere come voglio, uno standard che voglio raggiungere, e mi accorgo che non ce la faccio a raggiungerlo, E allora io sono andato in cappella, mi sono messo in ginocchio, pregavo intensamente nel mio posto, non so chi gliela avesse rialzata lì, questa immaginetta, non lo so più, come se fosse stato pochi istanti fa, mi ha salvato quell'episodio lì, mentre pregavo e dicevo, Signore, cosa vuoi che io faccia perché ti possa piacere? Dov'è che io ancora non sono in grado di risponderti come tu vuoi? Mi sono sentito sussurrare con una grande pace, perché guardate che quando il Signore ci parla la pace, di cui abbiamo un gran bisogno dentro. E mi sono sentito dire, apri gli occhi e leggi. Aperto gli occhi, sono andato attorno e c'era questa immaginetta, ricordo benissimo, era tutta ingiallita e al centro c'era Gesù misericordioso, quello di Santa Faustina, e sotto c'era scritto a caratteri grossi, amami come sei. Allora io ho aperto quella preghiera e ho cominciato a leggerla e c'è una frase che si è incisa dentro di me che mi ha salvato. Non aspettare di essere un angelo per amarmi, non mi ameresti mai. Amami così come sei, sarò io poi a trasformarti. Allora il dialogo con Nicodemo, come vedete, ha il cuore del messaggio cristiano. Con Nicodemo Gesù, Nicodemo come lo vedremo, dottore della legge, che va secondo i suoi criteri, sapete i dottori della legge imponevano 613 precetti da osservare alla lettera e se tu non li osservi sei finito. E invece Gesù dice no, non è con l'osservanza arida della legge che siamo salvi, ma per un atto d'amore, capite? Per un atto d'amore. Detto questo, quindi, primo, Dio
ti salva, secondo, Dio non ti condanna, terzo, Dio ti ama. Il terzo è quello che spiega tutto, Dio ti ama, rassegnati, Dio ti ama. Amen. Sta dicendo a me, non mi nutella, ma io sono quello in più ti amo, tanto così il Signore. Volete qualche esempio? No, non so dove ne porto, perché poi Gesù con la sua vita l'ha testimoniato. Vi ricordate che il biondo Nazareno, come lo chiamava la Beata Pina Suniano, era con i capelli in avanti, grondante sangue, e ormai ansimava, aspettava, poco mancava ormai. Possiamo prevedere, che ne so io, un quarto d'ora, una mezz'oretta prima di morire. E lì, che attende la morte, a un certo punto si sente chiamare, è l'ultima volta che si sente chiamare, Gesù. Questo sentirsi chiamato deve avere, come dire, scosso Gesù morente. E Gesù riprende un attimo le forze. Provate a immaginarvelo, quel plumbeo venerdì santo, mentre già il cielo è accompagnato da fulmini. Immaginate quel momento nel quale Gesù riprende forza e guarda alla sua destra. Gesù riprende quell'altro. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Era un disgraziato dello Stato, un ladro fino alla fine, ha rubato il paradiso. E Gesù non ha cominciato a dire, ma tu 613 presenti, allora tu non hai fatto questo, e che vuoi ora? E tu allora così, sapete in siciliano come si dice, onne t'ha fatta estate, di fare un mienno. Avete capito? Dove hai fatto l'estate a goderti la vita, adesso lì, ecco, sotto la spiaggia, ti fai l'inverno. No, Gesù non ti presenta il conto se sei pentito. Oggi stesso sarai con me in paradiso. E allora per questi altri minuti, per pochi purtroppo, per me, ma non per voi, siamo stati chiamati a entrare nel segreto di questo dialogo che avete notato quando si svolge? Chi c'è stato attento? Quando si svolge questo dialogo tra Gesù di notte? È un dialogo, come stiamo vedendo, profondo e misterioso che vorrei che vi prendeste personalmente, perché Gesù dice amen, lego iumin, oppure a te, cioè amen, in verità ti dico. Allora, figli cari, quando nei Vangeli sovente trovate l'espressione di Gesù che inizia a dire in verità ti dico, sapete cosa significa? È importante che lo sappiate, perché tante volte noi sacerdoti queste cose che le studiamo le diamo per scontato e la gente invece non le sa. E sono certo che molti di voi non lo saprete, è vero, no? Che nei Vangeli spesso si dice che Gesù dice in verità ti dico, oppure in verità ti dico. Bene, attenti, quando trovate e sentite in verità ti dico, è una parola così come proprio uscita dalla bocca di Gesù. Straordinario. È proprio uscita così, gli evangelisti la riportano così come Gesù l'ha pronunziata. Ed è importante. Nicodemo, adesso vediamo un attimo, lui è un membro autorevole del Sinedrio. Voi sapete che il Sinedrio condannerà a morte Gesù, è formato da 71 capi dell'organo superiore di controllo giuridico religioso della Palestina. Però lui è buono, Nicodemo, è conquistato da Gesù, gli è piaciuto come parla e soprattutto è rimasto incantato dai miracoli di Gesù. E lui si dissocerà, vi ricordate, dalla condanna a morte di Gesù. Ora lui non ci dorme la notte come i grandi convertiti, no? Sant'Agostino, Charles Foucault,
quando Gesù comincia a entrare nella tua vita, e all'inizio ti tormenta, proprio un tormento all'inizio, e lui attende un'illuminazione per comprendere che Gesù è il Messia, ma va di notte, perché di notte? E Leon Dufour, che è un esegeta, dice che Nicodemo indica l'uomo che cerca. Ecco, l'uomo che cerca. Ma perché di notte? Ci sono varie interpretazioni, io le cito, poi vi dico quella che io penso. La prima interpretazione dice che Nicodemo va di notte perché presso gli ebrei la Torah, cioè i testi sacri, venivano studiati di notte. La seconda interpretazione ritiene che Nicodemo vada di notte perché ha paura di essere visto dai giudei e riconosciuto. Gesù era già considerato un fuorilegge. La terza motivazione assimila a Sant'Agostino. La notte ha i temi che Gesù tratta così profondi che l'uomo non è in grado di capirli. Ci può essere buio per due motivi, figlioli cari. Non dimenticatelo mai, per la vostra vita spirituale serve, e capirete cosa voglio dire. Io parlo della mia esperienza anche. C'è buio o per assenza di luce, o per eccesso di luce. Lo ripeto, è importante. C'è buio o per assenza di luce. E quello è il buio del peccato, di chi vive senza Dio, nella sregolatezza, nel disordine morale, nel peccato mortale. Ma c'è anche un buio che è eccesso di luce, cioè Dio è così presente ormai nella tua vita che tu non lo senti più sensibilmente. Attenti, questo messaggio importante che vorrei lanciare ad alcune anime che si tormentano. No, oh, no, io padre, quando iniziavo il cammino sentivo il canto degli angeli, il mio cuore si infiammava di luce, ero piena di fede, avevo tante speranze, il Signore quasi lo vedevo accanto a me, ho continuato il mio cammino. Ora sono in una ritardo da... Non posso fare a meno di pregare. Il mio pensiero, il mio cuore è sempre rivolto a Dio. Ma io non mi sento più presente. E questo, dicono i mistici, non è perché Dio si è allontanato, ma perché si è insinuato ancora di più. E quanto più Dio entra nella tua vita, tanto meno tu riesci a capire. Perché luce in eccesso. E il segno di questo è quando Gesù morì in croce. Dice Luca che c'era Cristo di sole. No? Dice, si fece buio su tutta la terra. E i padri della Chiesa, soprattutto quelli greci, dicono che Gesù, e morendo, rivela la gloria di Dio. Allora c'è buio non per assenza di luce, ma per eccesso. Ognuno si interroghi. Quale notte? Da questo avete capito attualmente quale io ritengo più importante. E vorrei andare adesso invece a quell'espressione, perché il tempo scarseggia, volevo potervi dire tante altre cose, ma voglio commentare soltanto due versetti insieme, quelli 5 e 6 e poi 17 e 18. Gesù dice: Nicodemo, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Per giungere a Dio bisogna morire a questo mondo. Non possiamo amare Dio e la vanità. Dio è la carnalità, Dio è la mondanità, quel che è carne, dice Gesù, e quel che è spirito, bisogna morire a questo mondo, bisogna avere la grazia di Dio per mortificare la mondanità. Questo è che in passato i santi venivano rappresentati con testi in mano,
molti santi, di cava morire in anticipo. E il beato Antonio Rosmini, che ha fondato un istituto della carità, i rosminiani e le rosminiane, parla di passività, e Sant'Ignazio di Loyola parla di indifferenza. Tu sei morto e vivi solo per Dio. A che punto siamo? Non l'egoismo, l'amor proprio, dover dire l'ultima parola, orgoglio, superbia, concupiscenza della carne, pornografia, sessualità sregolata, disordini morali, orge, dissolutezze, eccesso di cibo, eccesso di alcol, eccesso di fumo, gli eccessi. Però noi diciamo di essere col Signore, ma amiamo la vanità, i gioielli, le cose belle, i vestiti, non mettiamo in mostra che siamo colti. Lo so che è un discorso duro, mi perdonerete, vero? Ma non è colpa mia. La colpa che io posso avere è di recuperare questo che dopo il concilio si è perduto completamente. Nella serie, ognuno viva come vuole, tanto Gesù Cristo ci ha detto, no? Vedete che i due aspetti ora tornano collegati. Però, per rilassare un attimino qualcuno di voi, vorrei dire che questo appello a non vivere della carne non è prima di tutto morale, moralistico. Attenti bene, è un appello teologico. Come posso spiegarvelo? Si tratta di aprirsi dallo sguardo di questo mondo al mondo di Dio. E quando tu sperimenti il mondo di Dio, questo mondo ci rimani, ma non vivi più per esso. Questa è la verità, figlioli cari. Vi ricordate Sant'Agostino? È andato di qua, è andato di là, ha cercato a destra, ha cercato a manca, voleva la salvezza ma non la trovava. Donnaiuolo, donne a bizzeffe, ricco, potente, colto, elegante, sofista, oratore, ma non aveva pace nel cuore. Finalmente, quando incontra Cristo veramente, così è, si spegne un mondo e se ne accende un altro. Ma io lo so che non vuoi, non è che la Signora qui davanti adesso scelgo di vivere a cogliere il mio appello, va a farsi cannetta alla scalza. Non può. Non è questo il punto. Il punto è l'attaccamento del cuore. È giusto che voi vestiate, che abbiate uno stile di vita, tra virgolette, mondano. Non sentitevi presi di mira per quello che sto dicendo. È un'altra cosa che voglio dire. Il salto da questo mondo, attenti, al mondo di Dio, non è di tipo morale, è di tipo teologico, è nel cuore che deve venire il salto. Capite? Ci sono re e principi nella storia della Chiesa che si sono fatti santi, e ci sono poveri che sono marciti nella vicenda spirituale. Non è il tanto che si ha che impedisce il salto, tanto che si ha all'esterno, ma quello che abbiamo nel cuore. Quando incontri Gesù, sperimenti l'Agostino, quello che dice. Cosa dice Sant'Agostino nel libro undicesimo delle Confessioni, vi ricordate? Ma forse dovremmo ripeterlo insieme quello, perché lo conosciamo probabilmente più del Vangelo stesso, quel brano. Ve lo ricordate? Tardi, da mai. E lui era ancora giovane. Tardi, da mai. Bellezza tanto antica e tanto nuova. Ripete, tardi, da mai. Tu eri dentro di me. Fuori di me. Allora Sant'Agostino poi aggiunge: hai gridato e hai vinto la mia sordità, mi hai chiamato e io ti ho sentito, ora io ti ho gustato e anelo a te. È una faccenda di esperienza rinunciare alla mondanità. Non è uno sforzo che si deve fare.
Non so se sono riuscito a trasmettere il messaggio, perché per troppo tempo questa rinuncia al mondo, alla mondanità, alla carnalità, è stata presentata prima di tutto come uno sforzo morale. No, è sbagliato, non è prima di tutto uno sforzo morale, perché se lo vedi prima di tutto come tale non ci riuscirai mai. È un salto non di tipo morale ma teologico. Hai incontrato Cristo, tutto cambia. Hai incontrato Dio e Dio ti cambia la vita, hai fatto il salto. Anche se hai le cose da svolgere, le attività. Ricordate Gesù come esprime questo? Un ricco mercante che va in cerca di belle preziose. Trovatene una di grande valore. Va, vende tutto quello che ha. Ma allora dovete andare a vendere quello che avete? No, dal vostro cuore il primato deve cederlo a tutte le altre cose. Il vostro cuore deve cedere il primato a Cristo, a Dio. Questo è quello che Gesù vuole dire. Tutta la spiritualità nostra e l'autenticità della nostra fede si fonda su questo passaggio, senza il quale si rimane da questa sponda passeggera libera. Vi prego, pregate per me. Io non sono al sicuro rispetto a tutti voi. Vorrei anch'io fare con tutti voi, anche dopo di voi, se siete più agili, anch'io voglio fare questo salto. Tutto per Dio voglio essere, tutto per Gesù. Perché voi, da quando la Madonna mi ha chiesto di svolgere questa missione, non vi dico dalla mattina alla notte, dalla notte alla mattina, fate i pensieri, preoccupazioni, ansie pastorali, che tutto deve essere volto bene, così, allora tutte quelle cose lì, però quanto è bello quando poi tu ti fermi e stai in comunione con Gesù. Ne avete fatto esperienza, ne fate esperienza. Ma come è possibile non capire questo? Tutta la spiritualità nostra si fonda su questo passaggio, senza il quale si rimane da questa sponda effimera e transitoria, passeggera. Mi ricordo che una volta, credo fosse a Zurigo, suonavano le campane di mezzogiorno, alzai gli occhi, il campanile, e c'era scritto «Delicis una tua est». Vedi queste ore che passano? Di queste ore che passano di continuo, una ti riguarda. E vorrei che facessimo come Benigni e Troisi in Non ci resta che piangere, che quando il tale monaco dall'alto del monastero gridava ricordati che devi morire, e un ricordo secondo l'altro, scrive, beh, mo lo scrivo giusto per non dimenticarlo. Ma allora dov'è forse morire? È al contrario. È un nascere. Adesso avete capito la frase di Gesù misteriosa che Nicodemo non capisce. Devi nascere. Il termine greco anoten vuol dire sia dall'alto che di nuovo. È indifferente. Dall'alto o di nuovo. Può voler dire in greco tutte quelle cose. Rinascere. Perché non basta essere prete, vescovo, teologo, papa, cardinale, dell'azione cattolica, inserito nel consiglio pastorale, dei movimenti ecclesiali, del rinnovamento, tutte quelle. Non basta, è un appello che poi diventa personale. Credo che questo, ed è il penultimo aspetto che volevo trattare, è il momento decisivo per noi, deciderci per Gesù Cristo. Dobbiamo avere fiducia, miei cari figli. È una volta buona abbandonare per sempre il mondo che passa. C'è la storia di un santo giovane molto simpatico, si chiama lui San Gerardo Maiella. È molto giovane, è vissuto in campagna, vicino Napoli, è stato allievo di Santo Alfonso Maria dei Liguori, che io amo particolarmente come santo. Ebbene, lui, la mamma non voleva che si facesse sacerdote e quindi lo stava preparando al matrimonio. E una notte lui si organizza con il proprio fugge via da casa, dalla casa paterna, con le lenzuola, scende giù e lascia scritta una lettera alla mamma. Sapete cosa aveva scritto San Gerardo Maiella, che poi morirà giovane? Pensate, io sono stato nel posto dove lui andava a pregare con le suore, a cui voleva bene, e ci sono
inferriata, c'è l'inferriata che è piegata, perché mentre lui pregava anche lui si alzava da terra, allora per andare troppo in alto si appoggiava mentre pensava all'amore di Dio. Comunque, sapete cosa ha scritto come foglio? Ciao mamma, vado a farmi santo e poi torno. Dobbiamo avere fiducia e lasciare che avvenga in noi un atto ostetrico. Rinasce. Dobbiamo lasciare che ci si tiri fuori dal grembo del mondo, della mondanità, delle cose che ci affannano, per vivere la vita dello Spirito, che è quella vera. Per un paio di ragioni quella vera, le volete le prove? E io posso portarle tutte, un paio sì, la prima vera ragione, che quella spirituale è la vera vita rispetto a quella carnale e mondana, è che la prima dura per sempre e la seconda invece no. Capito? La prima dura per sempre, la seconda invece no. Per quanto uno si dia da fare per mantenersi sempre in forma ai tante, prima o poi, capito? Ho saputo qualche tempo fa che l'ultima moglie di Berlusconi è incinta, non so se è vera questa notizia, Berlusconi si è risposata a 86 anni, no? Però 86 anni non sono 50, sono 86. Capito? Quindi il primo motivo per cui conviene morire a questo mondo per rinascere in Dio è che la vita in Dio è eterna, la vita dello Spirito, mentre quella terrena finisce, è mortale per essenza la vita terrena. Ma questo lo capivano già i filosofi. Platone diceva, Platone, filosofo pre-cristiano, diceva, chissà se quella che chiamiamo vita è veramente vita e se quella che chiamiamo morte è veramente morte. Questo è il primo motivo perché possiamo approdare alla vera vita, che la prima è eterna, immortale. Quando ho commentato il prologo, vi ricordavo le tre caratteristiche del Logos che Giovanni presenta. Vedete che ci sarebbe da trattare il Vangelo di Giovanni non in giro per l'Italia, ma per le varie costellazioni, non so, i vari sistemi solari. E sono tre le caratteristiche del Logos: luce, vita e gloria. La vita di Cristo è vita eterna. Nessuno che veramente è morto al mondo e finalmente ha chiuso gli occhi alla terra e si è dato a Dio per sul serio si è mai pentito di questo. Volete sapere la seconda motivazione per cui conviene? La prima l'avete capita, no? Cioè quella eterna, quella finisce. Ce n'è una seconda, che la vita dello Spirito, provate, anche se dura, incredibilmente porta pace. Pace nel cuore. Tu stai benedetto. E più ti sforzi di vivere da quella vita, e più senti che ti porta pace. Invece la vita secondo il mondo ti porta ansia, preoccupazione. Questo è il secondo motivo. Non c'è mica bisogno di spiegarlo, è un fatto sperimentale. Questo è il secondo motivo. La vita dello Spirito ti porta pace, anche quanto più è impegnativa l'opera, tanto più sperimenti la pace. La pace del cuore, di cui oggi c'è un estremo bisogno. E il terzo motivo è un po' collegato a questo, che è proprio in ragione di questo, la vita dello Spirito è una vera vita, potremmo dire giovanile. La vita del mondo è come quella di tanti giovani oggi, che vivono solo per il mondo, la mattina non vogliono alzarsi, ma non mi va, ma lasciami stare, voglio dormire, no?
la vita secondo lo Spirito è vita, è vita effervescente. La vita secondo il mondo è una vita che ti stanca. E questo è il quarto motivo. E cioè che mentre la vita della grazia, la vita di Dio per la quale devi rinascere e morire al mondo, è una vita che non ti stancherà mai, quella del mondo, la vita secondo il mondo prima o poi stanca. E allora la nostra mentalità mondana, figlio di cari, ecco il problema. Oggi c'è una spiritualità falsa, c'è una pace col mondo. Si dice dalle mie parti in Sicilia un corpo adulto, un corpo tempaglio. Non saprei come dire questo. Vabbè, c'è il robotismo. Ascesi, digiuno, rinuncia, penitenza, mortificazione. Ne sentite più parlare in giro? Sentite più parlare di queste cose? Penitenza, digiuno, mortificazione, vittoria su se stessi, capito? Io l'ho fatto per intento oggi, mi confesso con voi, mi darete la soluzione. A venire qui per fermarmi, appoggiare i bagagli nell'albergo, ho fatto i calcoli, più o meno potevo avere circa un quarto d'ora di relax. Canziosa la stanzetta, sono entrato in camera. Io sono un tipo poco flemmatico e molto irascibile, sono nato così. Allora, ho detto un quarto d'ora, mi metto disteso. Non posso dormire, però chiudo qualche minuto gli occhi, perché ci saranno tre ore di catechesi, di riflessione. Allora io mi sono disteso, non ho fatto in tempo a appoggiare la testa sul cuscino e il personale del servizio ha cominciato a fare le scorribande nel corridoio, urlando, gridando, cascavano cose a terra, e io facevo così. Ma poi ho detto, Gesù, ma come io posso andare a dire agli altri che bisogna morire a se stessi se ora non mi dico io? Poi ho detto, guarda che difficile è. Ma quando io non mi sono alzato, ho fatto così. Gesù, te lo offro per la santificazione dei sacerdoti e per la gente che oggi muore. Donami la gioia di essermi vinto. Ho sentito il mio angelo custode che mi ha detto, bene, preparati ad altre battaglie. Ed un'ultima cosa, miei cari figliuoli, attenzione, perché oggi c'è in campo un equivoco luciferino, satanico, credere di piacere a Dio godendoci il mondo. Ma cosa significa? Che allora dobbiamo essere, l'ho detto poco fa, non vorrei che mi invocasse tutti, come dire, monaci. No, non è quello. Il problema è il cuore con chi sta. Gesù ha detto, dove è il tuo cuore, là sarà anche il tuo tesoro. Per questo vorrei concludere con questi due brani. La prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, versetti 15-17, dice l'Apostolo, non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Come mai in questa spiritualità del nostro tempo ci si è dimenticati di questo dramma? Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, i peccati sessuali, il disordine carnale, la sessualità sganciata da ogni riferimento trascendente, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Fiori cari, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dio ha
ha tanto amato il mondo, concludiamo come abbiamo iniziato, Dio ti salva, Dio non ti condanna, Dio ti ama. Il figlio dell'uomo sarà innalzato come il serpente. Vi ricordate nell'Antico Testamento Mosè innalza il serpente di bronzo e gli ebrei che venivano colpiti dai morsi velenosi dei serpenti, guardando il serpente di bronzo, che è il simbolo ancora oggi della farmacia, venivano guariti. Chi ci guarisce dai nostri mali? A chi dobbiamo andare? Troppi ormai vanno dai mali, a fare le pratiche del Reiki, dello yoga, l'agopuntura. State tutti molto in guardia. Satana è scatenato e avvinchia in questo modo qui. Non è necessario, se non essenziale. Ed è questo che auguro a tutti voi, a commento di questo dramma. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, ce lo dà di continuo, fra un momento ci sarà la messa. Dio non ci ha risparmiato il suo figlio, ce l'ha dato. San Francesco d'Assisi. Ha voluto crearsi in Eremo. Molti che vanno ad Assisi non conoscono quel posto di Cantello, è un peccato. Si chiama Eremo delle Carceri. È un posto sopra Assisi, che si può anche andare a piedi, molto bello, di silenzio, di pace. Mi ha sempre colpito una cosa, che entrando in quell'arco che anche San Francesco attraversava, poi dentro c'è il posto dove lui viveva e trascorreva la sua vita di orazione, San Francesco ha voluto che si scrivesse questa frase, semplice ma decisiva. Ubi Deus ibi pax. Dove c'è Dio, c'è pace. Che è quella scritta sull'arco dell'Eremo di San Francesco, possa essere rinvenuta nel cuore di ognuno di voi. Sia lodato Gesù Cristo.